Ben arrivati a tutti i telespettatori di Sei in Salute. Continuiamo a informarvi con le nostre interviste, gli esperti a cui diamo spazio per aiutarci e per fare chiarezza su tutto quello che sta succedendo in ambito coronavirus, ma non solo, perché ci occuperemo anche delle altre patologie, perché purtroppo le persone si ammalano anche delle altre cose, non solo del coronavirus. E quindi questo spazio cercheremo di darvi un po' di risposte. Ovviamente di fianco a me vedete Lorella Bertoglio che è nel suo studio a Milano. Siamo, grazie alla tecnologia, sempre collegati, nonostante rimaniamo ognuno nella propria casa. Ciao Lorella, tutto bene? Tutto a posto? Tutto bene, sì, cerchiamo di andare avanti, Senti, resistiamo. noi cerchiamo di fare il nostro programma andando nel miglior modo possibile e quindi cerchiamo di dare spazio ai nostri ascoltatori che ci guardano e ci ascoltano sempre. Tra l'altro 342 397 2391, vedete c'è un numero WhatsApp per messaggi scritti. Ovviamente se volete mandare la vostra domanda, poi noi tramite la fortuna di avere Lorella e gli specialisti cercheremo di dare una risposta. Di cosa parliamo stasera? Allora, oggi parliamo, diciamo, abbiamo l'intervista con l'epidemiologo, il professor Pierluigi Lopalco, che è docente di igiene e medicina preventiva, al quale abbiamo fatto moltissime domande. Poi abbiamo sentito il presidente SIMGE, che sono i medici di medicina generale, e il cardiologo, il dottor Giuseppe Walter Germanò. E lui lo abbiamo sentito perché in questi giorni c'è una fake news sui social che riguarda i farmaci per il controllo dell'ipertensione, una notizia assolutamente falsa e ce la siamo fatta confermare da lui. Stiamo seguendo ormai da molte settimane la questione coronavirus, così come fanno tutti, diciamo. Certamente ci troviamo di fronte a una malattia molto contagiosa e quello l'abbiamo sempre detto, ma la cosa che spaventa è la letalità che è impressionante, giusto? Da qualche giorno i dati di contagio si stanno leggermente abbassando, ma questo non ci deve dire che la stiamo vincendo questa partita. Purtroppo i decessi continuano, i numeri in Lombardia fanno impressione e danno una percentuale altissima rispetto al resto d'Italia. Gli epidemiologi dicono di avere gli strumenti per spiegare questo fenomeno. Noi l'epidemiologo ce l'abbiamo, come abbiamo detto prima, il professor Pierluigi Lopalco, e sentiamo che cosa ci ha detto. La malattia Covid non è altro che uno spettro di diversi livelli di severità della stessa infezione. Questo virus può causare da forme completamente asintomatiche, che chiaramente non vengono identificate a meno che non si facciano appunto degli esami a tappeto, a forme con pochi sintomi, come il raffreddore, a forme sempre più gravi, abbiamo le polmoniti, alcune di queste polmoniti appunto diventano ancora più gravi, si finisce in terapia intensiva e poi alcune di queste forme possono essere letali. Quindi il numero di morti, che è un numero assoluto che noi alla fine calcoliamo, lo riferiamo ad un denominatore di casi di persone ammalate. Se in questo denominatore noi inseriamo soltanto i casi gravi di malattia, è chiaro che la letalità risulterà alta. Se io nel denominatore inserisco anche i casi di infezione, che sono poco più che un raffreddore, come quelli che per esempio si possono registrare nei bambini e negli adolescenti, capisce bene che la letalità diminuisce drammaticamente. Quindi dipende da come si misura il fenomeno. Quindi questo sicuramente è un modo per capire la letalità. Un altro ragionamento invece è quello della mortalità generale, cioè quante morti effettivamente causa questo virus sulla popolazione. La mortalità dipende ovviamente dalla circolazione del virus. Se il virus infetta tantissime persone, io avrò molti morti, non solo, ma dipenderà anche da come io riesco a curare queste persone. Cioè, se in una regione, in una provincia, noi abbiamo tante di quelle infezioni, quindi tanti casi di malattia, che il sistema si satura e non riesco più a curare adeguatamente le persone, capisce bene che il numero finale di morti sarà superiore. E quindi
da una come dire, combinazione di fattori, cioè uno è il ragionamento su come vengono misurati alcuni indicatori, l'altro fattore invece, l'altro ragionamento va fatto su come vengono curate le persone, che alla fine bisogna un po' comprendere come mai abbiamo letalità, mortalità più alte o più basse. Ogni giorno alle 18.30 la Protezione Civile emana un bollettino nel quale vediamo la curva dei contagi, dei guariti e dei decessi. Sembra un po' una messa laica, diciamo, ma cosa ci dicono in realtà questi numeri, Lorella? Io penso che i dati che sentiamo ogni giorno sono da prendere con le dovute precauzioni, perché basta un dato un po' più alto o un po' più basso per passare dallo sconforto alle false speranze, e la pensa così anche il professor Lopalco. Questa situazione anche di stress cui è sottoposta tutta la popolazione, le reazioni isteriche sia dalla parte da parte della stampa che magari da parte del politico che commenta la notizia, che da parte del cittadino che ascolta, no, con ansia questo bollettino giornaliero, poi creano appunto quel fenomeno che le dicevo io: un giorno si va in ansia, il giorno dopo diciamo è finita, e poi dopo due giorni dice no, è aumentata di nuovo. Insomma, è un ping pong che sarebbe bene non fare. Invece, come dicevo io, un'epidemia va raccontata, cioè bisogna raccontare quello che sta succedendo, perché mentre nel bollettino quotidiano si dà un numero secco, chi raccoglie questi numeri conosce cosa c'è dentro. Io so che cosa c'è dentro il mio numero che riesco a comunicare oggi, quindi sarebbe bene appunto magari ogni due o tre giorni, o meglio ancora se non ci fosse pressione, una volta a settimana un bel bollettino settimanale che mi racconta che è successo nei 7 giorni precedenti. Ci sono arrivati molti messaggi nei quali chiedono secondo noi per quanto tempo dovremmo ancora rimanere a casa. Ci sono le strade deserte, ma però ci sono le code ai supermercati. Riusciamo davvero a tenere sotto controllo la diffusione del virus? Il professor Lopalco, ma non solo lui, ha detto in più di un'occasione che non è possibile prevedere quando finirà questo periodo, quindi lo sentiamo, sentiamo cosa ci dice. Noi sappiamo che fra qualche settimana la famosa curva scenderà, arriveremo ad un numero di casi molto più gestibili, a patto che non succeda qualche inaspettata cattiva sorpresa, che so, qualche grande città che comincia magari a generare dei focolai, mi riferisco, non so, città grandi e difficili come Roma o Napoli, no? Che magari possano generare qualche focolaio che vada un po' fuori controllo. Però a parte questi elementi, diciamo, epidemiologici che potrebbero essere inattesi, ad un certo punto la curva si stabilizzerà e diremo che effettivamente ci stiamo avviando verso la fine della curva epidemica. Cosa fare dopo è tutto un altro discorso. Come uscire, in che condizioni uscire, perché è chiaro che da questa curva epidemica dobbiamo uscire in condizioni di sicurezza. Si potrà riaprire le attività, potremo riaprire i nostri rapporti sociali, riprendere i rapporti sociali, ma bisognerà farlo in sicurezza, quindi con delle strategie mirate. Ho sentito in TV una virologa che diceva che le donne sono meno soggette all'infezione. C'è secondo te un motivo? Le motivazioni potrebbero essere diverse. Si parla di una protezione immunitaria, potrebbe essere questo, e io però penso che in realtà le donne si prendono più cura di se stesse durante tutto l'arco della vita, della maternità, della menopausa, e soprattutto, sai che cosa? Fumano molto meno. Guardi, non credo che si tratti di una resistenza a contrarre il virus. È probabile che nel momento in cui andremo a fare gli studi sierologici, cioè andremo a vedere la presenza di anticorpi nella popolazione generale, potremmo avere forse anche la sorpresa che uomini e donne si infettano nella stessa maniera. Non credo che sia una resistenza all'infezione, ovviamente un'ipotesi, ancora non lo sappiamo. Ma più che una resistenza all'infezione, io credo che sia una refrattarietà legata al sesso a sviluppare casi di malattia grave. Quindi sono i casi di malattia grave che sono meno frequenti nelle donne. Del resto anche nei bambini, negli adolescenti, noi vediamo che la malattia ha un decorso diverso, quindi non è escluso che ci siano dei fattori un po' genetici, un po' ormonali, che possano
eventualmente favorire un decorso benigno, più benigno nelle donne rispetto agli uomini. Ritorniamo un attimo alla questione dei dati. Da molte parti si dice che i numeri sono molto più alti di quelli che in realtà sono. È proprio così? Un microbiologo ha detto che in Italia ci potrebbero essere circa 450.000 casi di infezione, di cui 250.000 soltanto in Lombardia. Qual è il dato vero o la stima dei dati? Questo lo chiediamo al professor Lopalco. Guardi, di tutti i sistemi di sorveglianza, noi sappiamo che quello che leggiamo è soltanto la punta dell'iceberg. Anche per altre malattie, malattie che noi sorvegliamo ogni anno, dalla meningite alle infezioni pneumococciche al morbillo, noi sappiamo che il numero di casi segnalati generalmente è 1 a 5, ma anche 1 a 10. Se io dovessi fare così una mia valutazione occhiometrica, io i numeri che vengono riportati dal sistema di sorveglianza probabilmente li moltiplicherei anche per 10 se vogliamo effettivamente vedere quanti sono i casi di infezione nella popolazione. Però ripeto, è una valutazione occhiometrica o nasometrica, come si usa dire in questi momenti, e per saperlo bene dobbiamo fare gli studi di sierologia, dobbiamo vedere quanti italiani hanno sviluppato gli anticorpi verso questo virus. Nelle scorse puntate avevamo parlato e avuto anche il parere di due pneumologi che ci hanno parlato delle polmoniti da coronavirus come uno dei maggiori fattori di rischio, ma ho sentito dire che invece non tutti sviluppano la polmonite. È giusto questa cosa? Sì, gli esperti ci hanno parlato delle polmoniti interstiziali da coronavirus, ma ci sono più fonti che dicono che il COVID-19, che nel COVID-19 esiste una grande variabilità di quadri clinici e per esempio non tutti poi sviluppano la polmonite. Si vedono moltissimi casi di persone contagiate che la polmonite non ce l'hanno. Stiamo imparando che alcune forme di Covid si manifestano come unico quadro con febbre e sintomi gastrointestinali, crampi addominali e diarrea. Cioè, significa che il paziente percepisce prima quello che è l'attacco del virus all'epitelio dell'intestino, quindi con questi crampi, mentre il virus sta già danneggiando i polmoni, quindi sono questi quadri con febbre, gastroenterite, però intanto poi si fa una TAC o una radiografia dei polmoni e si vede che i polmoni sono già interessati dalla malattia. Quindi più andremo avanti, più scopriremo tante cose rispetto a questo virus, però è un virus che causa la polmonite come tanti altri già ne conosciamo. Parliamo della questione dei tamponi, farli a tutti, farli ai medici, agli infermieri, al personale sanitario. È la mossa giusta? Se ne parla molto, è una questione che divide molto, ma abbiamo anche sentito poi che ci sono molte infezioni asintomatiche all'interno dei nuclei familiari, quindi bisogna proprio chiedere all'epidemiologo. La qualità di questo test dipende molto dal momento in cui eseguiamo questa indagine. Quindi, se io adesso decidessi così, avessi la possibilità e facessi a lei un tampone nasofaringeo, lei risulterebbe molto probabilmente negativa, non ha sintomi. Potrebbe aver avuto un contatto, potrebbe aver avuto un contatto con un paziente. Immagino che lei è un operatore sanitario, ha avuto un contatto con un paziente, si è spaventata e mi chiede di fare il tampone. Io glielo faccio. Il tampone risulta negativo. Che significato ha questo negativo? Cosa significa? Significa che in questo istante lei non ha il virus in gola, in questo istante lei non è contagiosa. Potrebbe esserlo fra un'ora, potrebbe esserlo fra 2 ore, potrebbe esserlo domani mattina. Mi spiego, cioè, allora per darle questa sicurezza io dovrei ripetere il tampone, non so, ogni 6 ore, ogni 12 ore, ogni 24 ore, con quale strategia? Non ha senso. Affrontiamo anche la questione del vaccino, perché so che ci sono molte aziende che stanno lavorando senza sosta, per cercare di dare una risposta a tutti noi e per cercare di proteggerci da questo virus. Com'è la situazione? Dunque, l'anno scorso abbiamo dato molto spazio alla questione vaccini, sai che ci teniamo molto, soprattutto abbiamo combattuto le prese di posizione degli antivax, che
improvvisamente sono spariti dalla circolazione, forse spaventati dal Covid-19 anche loro. Il professor Lopalco è un grandissimo esperto di vaccini e di vaccinazioni, per cui abbiamo chiesto a lui quali sono le sue aspettative, quando ci sarà un vaccino e quando sarà appunto disponibile per tutta la popolazione. E il vaccino non arriverà subito, ci vuole tempo perché arrivi il vaccino, però c'è già da dire qualcosa sulla vaccinazione. Ora dobbiamo far passare quest'ondata, dobbiamo far arrivare l'estate, passerà l'estate, in autunno sarà molto importante prepararsi tutti quanti a ricevere il vaccino contro l'influenza. Perché? Il vaccino contro l'influenza ovviamente non ci copre immunologicamente dall'infezione per il coronavirus, però è molto importante che nella prossima stagione l'influenza ne circoli poco, per diversi motivi. Il primo motivo è perché tutta la difesa nei confronti di questo virus, finché non arriverà il vaccino, si baserà sulla sorveglianza epidemiologica. Sarà molto importante individuare quanto più precocemente possibile i casi di Covid, isolarli, curarli e mettere in sicurezza tutta la catena di contagio. Quindi è molto importante non vedere troppa influenza, perché altrimenti succederà come è successo quest'anno, che tutti i primi casi di Covid sono stati scambiati per influenza e si è visto quello che è successo a Codogno e in Lombardia. Anche io, come il resto degli italiani, magari si naviga un po' sui social, soprattutto in questo periodo che magari si è un po' di più a casa e quindi si ha un po' di più tempo libero. Però capita spesso di capire che ci siano troppe fake news sui social, sulle pagine internet. È molto difficile però capire quello che è vero e quello che è falso. Cosa mi dici? Il professor Lopalco è anche presidente del Patto per la Scienza, che è un ente che vuole difendere il cittadino dagli atteggiamenti antiscientifici e difendere la credibilità della comunità scientifica. In questa emergenza molti hanno indossato un camice e hanno diffuso fin dall'inizio notizie fuorvianti. Quindi gli abbiamo chiesto che cosa ne pensa. Quello che noi possiamo fare come associazione è cercare soltanto semplicemente di vigilare affinché appunto magari alcuni ricercatori non diano informazioni fuorvianti, perché ne va anche del buon nome della ricerca e del buon nome della ricerca italiana. E soprattutto dobbiamo vigilare sui ciarlatani, perché ci sono purtroppo anche dei ciarlatani che diffondono delle false notizie, lo fanno a bella posta, lo fanno per acchiappare un pubblico magari un po' più credulone, per spacciare questo o quell'altro prodotto. Quindi questa azione chiaramente di monitoraggio che noi abbiamo sempre fatto, per esempio nel campo dei vaccini, in questo momento è altrettanto importante nel campo del coronavirus, perché qui oggi se si crede alle stupidaggini si rischia un'infezione molto grave. Per chiudere abbiamo chiesto al professor Lopalco un messaggio per tenere le persone motivate e far sì che non si scoraggino, giusto? È molto importante che siano proprio gli esperti a darci i messaggi e quindi sentiamolo. Lo sforzo che tutti i cittadini stanno facendo da una parte e lo sforzo che noi stiamo facendo dall'altra per cercare di interrompere i focolai sta funzionando. Cioè noi abbiamo, grazie a questo sforzo, rallentato la corsa del virus e cominceremo molto presto a vedere proprio la discesa della curva. Questo è quello che ci auguriamo. Quindi dobbiamo tenere duro ancora per qualche settimana, osservare quello che sta succedendo e, come le dicevo prima, avremo una buona strategia di uscita. Progressivamente usciremo di casa, progressivamente riprenderemo i contatti sociali, riprenderemo il lavoro che facevamo prima, dobbiamo farlo in tutta sicurezza. Quindi teniamo duro, perché tutte le epidemie passano, anche questa passerà. Abbiamo ancora due esperti da sentire in questa puntata, uno è un medico di medicina generale, il presidente della SIMG, giusto? Prima parlavi di fake news, ne circolano davvero moltissime di ogni tipo, pure improbabili, metodi di prevenzione completamente fuori luogo. Mi rendo anche conto che i cittadini sono molto spaventati, ascoltano e condividono ogni informazione. Per questo ho chiesto proprio al dottor Cricelli di aiutarci in questo faticoso percorso di comprensione. Sono di due tipi. Innanzitutto diffondono notizie false per cui la gente è indotta a comportamenti sbagliati. Faccio un esempio.
quando uno dice che ci sono delle sostanze che fanno bene e che fanno prevenire la malattia, sta producendo un gravissimo danno. La gente si illude e non si rende conto che questo, essendo falso, deve curare invece la distanza dagli altri. La seconda invece è di ordine distorsivo, cioè se io non controllo la notizia e la diffondo senza averla verificata, come è successo per esempio per il trattamento con i farmaci per la pressione arteriosa, io corro il rischio di far pensare a alcuni milioni di persone, stiamo parlando di 20 milioni di ipertesi, di cui 6 milioni trattati con quei farmaci, che si possa tranquillamente o che si debba tranquillamente o insomma pericolosamente abbandonare quella terapia. E il numero di deceduti dovuto all'abbandono di terapia sarebbe superiore a quello di Covid. Quindi ecco, le fake news sono di due tipi, quelle proprio false e quelle tendenziose, cioè quelle che inducono ad un potenziale errore. Hai chiesto anche al dottor Cricelli quali sono le sue previsioni, cioè quando potremo vedere la fine di questo periodo triste, diciamo. Certo, l'ho fatto, ma gli ho anche chiesto di mandare un messaggio ai telespettatori per far sì che restino motivati. Le malattie si guariscono attraverso le cure. Le cure sono fatte di farmaci, ma sono fatte anche di altri rimedi. I farmaci per ora non ci sono, li stiamo studiando, proprio oggi l'AIFA consentirà probabilmente a noi medici di famiglia di usare i farmaci antivirali. Gli altri rimedi però in questo momento sono più importanti rispetto ai farmaci che noi abbiamo. Il rimedio sostanziale è che per non contagiare gli altri bisogna stare lontano dagli altri, soprattutto perché non sappiamo quante persone sono contagiose nel paese. 100.000, 200.000, 500.000. Parla di numeri molto alti, vero? Sì. Quindi, allora a questo punto, per favore, state a casa, state lontani, riguardatevi, inventate tutte le cose che non abbiamo fatto per tanti anni. In casa si sta bene, basta sapere come impiegare. E vogliamo bene a noi stessi, vogliamo bene ai nostri cari, vogliamo bene a tutti i nostri cittadini. State a casa. Una previsione, lei che è presidente della SIMGE? Su come si evolverà la situazione, cosa dice lei? I modelli che noi stiamo sviluppando, che sono sempre più accurati giorno dopo giorno, che impariamo dal virus, sono che la cosa non sarà lentissima. Intendiamoci, tra poco tempo i casi diminuiranno notevolmente, stando a casa è difficile trasmettere il virus. Però la cosa più noiosa delle epidemie non è quando ce ne sono tante, la gente è preoccupata. La cosa più preoccupante è quando la gente comincia ad allentare le difese. Cioè quando dice, beh, vabbè, il peggio è passato. No, il peggio passerà solo quando il virus sarà completamente estinto. E non sappiamo quando questo succederà, perché le code delle epidemie, quegli strascichi delle epidemie, sono più pericolose del cuore. Del cuore ci si preoccupa. Quando c'è la coda non si vede più niente. Dice, ah, gli ammalati. Quindi mi raccomando, bisogna avere pazienza. Tutto il tempo che ci vorrà dovrà essere impiegato, anche se ci vorrà un po' di tempo e arriveremo all'estate. Non preoccupiamoci, dobbiamo vincere questa battaglia, è l'unica battaglia, e l'unico modo per vincerla è quella di stare veramente a... Freghiamo questo virus, dobbiamo essere più intelligenti. Sui social recentemente si è fatto un gran parlare in negativo dei farmaci per il controllo della pressione, dello scompenso della cardiopatia ischemica. Questi farmaci sono gli ACE inibitori e i sartani che moltissime persone, il 50% dei 16 milioni di italiani che soffrono di ipertensione nel nostro paese, che li assumono ogni giorno per tenere sotto controllo appunto la pressione e le complicanze cardiovascolari. Anche a me molte persone hanno chiesto di fare chiarezza su questo argomento, per cui ho cercato un esperto che è il dottor Giuseppe Walter Germanò, al quale abbiamo rivolto la domanda. Allora, devo dire che questo contenzioso, chiamiamolo un contenzioso clinico, non ha sicuramente nessuna base, perché la prima cosa è che questi farmaci, parlo principalmente dei sartani o degli ACE inibitori, sono dei farmaci utilizzatissimi non solo nella cura dell'ipertensione arteriosa, e lei deve pensare che il 25% della popolazione italiana soffre di ipertensione arteriosa, ma servono e sono indispensabili salvavita in pazienti con patologie più gravi, quale l'insufficienza cardiaca, l'insufficienza renale, e quindi in qualche modo sospenderli è dannoso, assolutamente dannoso. È chiaro che però questo tipo di
virus colpisce con maggiore determinazione e con danni più gravi proprio questi pazienti. Quindi il discorso fondamentale è, primo, siamo certi fino ad ora che questi farmaci non hanno in qualche modo una diciamo tendenza ad aggravare quello che è la patologia respiratoria dell'infezione. Dall'altra parte siamo certi assolutamente che sono indispensabili in quei pazienti più gravi che hanno l'infezione, in cui la patologia cardiovascolare e quella respiratoria sono sicuramente molto molto più importanti. Quindi il messaggio chiaro dal cardiologo è: continuate ad utilizzare i farmaci. Devo dire che tantissimi pazienti mi stanno chiamando, perché è chiaro che non è che abbiamo altre possibilità, ci stanno solo i media e la possibilità del telefono, della mail. Praticamente tutti sono interessati a questo, perché fanno uso di questi medicinali. E io cerco di essere il più chiaro possibile: devono assolutamente continuarli, nel rischio di avere una patologia respiratoria legata a questo virus, sicuramente questi farmaci non hanno nessuna influenza. Siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Sei in Salute del lunedì. Dico del lunedì perché c'è una novità. E Lorella, lo sai benissimo, da domani alle ore 20 saremo in onda con una pillola settimanale, diciamo, di Sei in Salute, dove seguiremo comunque l'evolversi del coronavirus, ma non solo, faremo una finestra in cui potremmo dire e dare consigli a tutti quei malati e le malattie perché non ci si ammala solo di coronavirus, siamo onesti, ci sono problematiche tutti i giorni, e noi tutti i giorni cercheremo di dare una breve pillola tutte le sere alle ore 20, io insieme a Lorella e gli esperti, per stare insieme a voi, giusto? È proprio loro che abbiamo pensato quando abbiamo deciso di mettere in campo questa nuova striscia per continuare ad informare i cittadini e i pazienti. Le malattie non spariscono, anzi in questo periodo ci sono anche molte difficoltà a fare le visite mediche, ad andare in ambulatorio. E tra l'altro, se mi permetti, vorrei anche ringraziare gli editori di Super Six per consentirci di tenere alta l'attenzione sul tema salute, mai come in questo momento così importante. Quindi ogni sera appuntamento alle 20 con i nostri grandi specialisti, come sempre. Quindi perfetto, state con noi dal lunedì al sabato, perché noi lunedì e sabato c'è la replica, diciamo, della versione lunga di Sei in Salute, poi martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mi è venuto in mente di dire una versione light, perché 10-12 minuti in nostra compagnia per parlare con un focus dedicato a ogni malattia. Quindi state con noi, vedete 342-397-2391 sono i messaggi per la possibilità per mandare le vostre domande. Grazie Lorella, noi ci vediamo domani, giusto? Grazie Paolo. Ok. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.